questa parte arriva Mago Plip! Però io ci tengo a precisarlo, puoi sfumare dalla regia, potete sfumare, grazie. Io non sono ubriaco, perché già la signorina Maddalena dice: ma chi so, con si capite, vero signorina? Devo dirti, guardando, attenzione, signora Blip, attento, vabbè, con la prima fila stasera. Vabbè, allora, per tranquillizzare tutti, Ruggeri, sì, perché già la signora ci ha preso, dice: mi raccomando, sono una signora. Ma infatti sei una signora, non sei una santa, vabbè, comunque. Va bene. Comunque, signori, a scanso di equivoci, magari qualcuno può pensare, Ruggero, che io sono tutto ubriaco. Sì, Per dimostrare che non sono ubriaco, mi faccio la prova del palloncino. Ma non è questa la prova. Funziona. Ma non è così. Quando uno fa la prova del palloncino, si mette all'interno tutta l'aria alcolica. Sì. No, assolutamente. In questo modo poi si annoda il palloncino con l'area alcolica che io non ho. E si cerca un oggetto appuntito. Sì. Ad esempio, il signore qua, Far West, ha un oggetto appuntito a portata di mano? Un coltello, qualcosa? Niente. Con sta faccia non ho un coltello. Stasera Filippo un delinquente, sembra un delinquente. Comunque, vediamo se io ho qualcosa. Ecco, io sì, ho trovato un cacciavite. Attenzione, 1, 2, 3. Come fa? Ragazzi, questa è buona, questa la tengo, grazie Blip. Ho bevuto un pochettino. Va bene, me ne ritorno a casa con qualcuno, non prendo la macchina, me ne ritorno a casa con la signorina. Blip, stai attento. No, a casa mia, a casa tua. Alla signorina diamo la bottiglia di vino. Comunque, io voglio fare adesso un esperimento. Sì. E mi devo mettere in... Ma sai che io ho paura di te? Sì, perché? No, mi metti ansia. Dove l'hai messa? No, dico, sono abituato a stare con quelli non normali. Però tu mi metti comunque ansia. Comunque io adesso voglio tranquillizzare un po' lo studio. Sì. Voglio mettermi in connessione mentale, sì, ad esempio con la signorina in prima fila. Signorina, mi raccomando, svuoti la sua mente. Fatto? È una cosa impressionante, eh? Subito. Vabbè, mi raccomando, attenzione, perché io tirerò fuori una corda. Semplicemente, signorina, si concentri su questa corda e immagini che sotto la sua influenza mentale questa non è più una corda, ma diventa un pezzo di legno. Sempre più duro, signorina. Ma Blip! Più duro, signorina. Come si chiama la signorina? Lidia, come mio fratello. No, che c'entra, Blip? Mio fratello, dopo l'intervento, si è voluto chiamare Lidia. Lidia, duro, Lidia. Duro, Lidia. Duro. Vedo che sul tuo volto si sta disegnando un'espressione di piacere, Lidia. Sempre più duro, Lidia. Lidia. Lidia, devi mangiare su shake e tu confondi per la cura. No, comunque. Lidia, mi raccomando. Lidia, adesso al mio 3, cara Lidia, tu penserai a qualcosa che ti dirò io. 1, 2, 3. Pensa, ad esempio, Lidia, al tuo fidanzato. No. Lidia, ci vuole più stima, ci vuole. Ma che bravo, Blip! Bravo davvero, ma questa è una corda vera. È una corda vera. Sei magico. Sono magico, Lidia, pensa che questa la possiamo utilizzare insieme se vieni dietro. Ma non si fa così. Vabbè, comunque. Il nostro applauso. Grazie. A Mago Blip. Grazie davvero. Grazie, Blip. E complimenti, ciao. Ti aspettiamo quando vuoi a bordo della nostra astronave.